Intanto grazie, ripeto, grazie a tutti e a tutte, e grazie a tutti gli ospiti, soprattutto quelli stranieri che hanno raggiunto Roma e che li ha accolti con un bel caldo. E io vi dico subito, Transform sta da tempo lavorando sulla dimensione dei beni comuni e sullo spazio della riappropriazione sociale che questi beni comuni rappresentano molto spesso anche nelle nostre città, anche sul piano del lavoro. Abbiamo voluto, come Transform Italia, in collaborazione con l'associazione Altramente e con la fondazione Cercare Ancora, focalizzare il punto del lavoro e il link e la connessione che i beni comuni e gli spazi appunto di riappropriazione sociale esercitati sia nelle forme del lavoro classico sia nelle forme dei nuovi lavori rappresentano appunto il self-management, l'autogestione delle fabbriche. Abbiamo l'esperienza che ci viene dall'Argentina, che appunto ci racconta di una vicenda che nel momento della crisi più profonda ha visto gli operai riprendersi gli spazi, abbandonati o diciamo costretti all'abbandono e questa esperienza ci dice anche che oltre alla crisi c'è un insegnamento, diciamo, da parte di queste esperienze. Nel momento della crisi in Argentina si sono arrivate a contare 400 fabbriche autogestite, recuperate. Oggi che la crisi è superata e che diciamo, non c'è più l'esigenza materiale, ebbene le esperienze sono raddoppiate. Oggi sono 800 fabbriche in Argentina che vivono di autogestione. Questo vuol dire che è anche un insegnamento concreto con cui gli operai, i lavoratori concepiscono e arrivano a ridefinire il senso della proprietà, la proprietà collettiva e condivisa con il territorio. Di questo chiaramente ne parleremo diffusamente nelle nostre relazioni. E io dico semplicemente che questo percorso che Transform sta facendo è un percorso che ci ha visto, diciamo, a Parigi l'anno scorso e ci vedrà sicuramente a ottobre riprendere il tema in maniera più generale, più approfondita e che diciamo ci mette in condizione di lavorare anche a una definizione con un rapporto con il Parlamento europeo che su questi temi ha aperto una possibile interlocuzione con la costituzione di un intergruppo sui beni comuni. Anche questo sarà motivo di discussione tra di noi e la deputata del GUE, Leonora Forenza, e Elisabetta Cangerosi, che è stata una delle promotrici di questo intergruppo, ci illustrerà, diciamo, quale possibile sviluppo possa avere questa interrelazione. Io adesso, diciamo, do il via ai lavori introducendo il primo relatore, che è Fausto Bertinotti, che ringrazio per essere qui con noi e a lui do la parola per un'illustrazione di quello che è anche la dimensione delle nuove frontiere del capitalismo, le nuove frontiere anche del lavoro, che ha visto in questi decenni una mutazione, diciamo, enorme e a cui noi dobbiamo comunque far fronte. Grazie a tutte e a tutti e buon lavoro.